ad un anno dall'insediamento della nuova amministrazione comunale, com'è cambiata la città di Torre del Greco? Le strade sono più pulite, hanno aggiustato anche la villa comunale, insomma, no, io sono contenta di quello che sta facendo. E invece cosa c'è da fare ancora? Ci sono ancora pochi cestini per i cani, insomma, per il sacchettino dei cani. Per esempio io ho il cane, da casa mia a Rioneraio la porto il sacchettino nella villa comunale, cioè mi sembra, non dico che deve stare su tutta questa strada, però almeno uno anche nelle traverse nel Rioneraio, nelle traverse private. Mi fa una domanda da cittadino che non vive più a Torre del Greco da tantissimi anni. Tornando in città, che cosa ha visto di nuovo? Noto comunque un po' più di pulizia, però lì bisogna cercare di educare anche magari i cittadini a essere un pochino più partecipi del bene e della città e soprattutto tenerla pulita. Che cosa le manca di Torre del Greco? Manca l'aria, manca tutto. Poi io, mi ricordo nostalgicamente quando ero più ragazzo una città che aveva un fermento, aveva sicuramente più voglia di partecipazione da parte delle persone. Quindi mi piacerebbe che si ritornasse un po' a quei tempi là. Ad un anno dall'insediamento della nuova amministrazione comunale, com'è cambiata la città di Torre del Greco? Così così, non è che tanto va bene, comunque le strade sono sporche, dove stiamo noi qua giù e tutto il rione è sempre pieno di immondizia, mesi e mesi. Si dovrebbe comunque sistemare un po', pulire più spesso. Puliscono sì, ma ogni tanto, non tutti i giorni, non a settimana, sistemare pure la differenziata, questa è la cosa più importante. In che modo? In che modi? Perché io differenzio le cose, le porto giù, però io vedo da balcone, mi affaccio da balcone, che abito in questa zona, non vi dico dove, vedo che prendono tutto e buttano nei camion, un po' tutti questi cassonetti sporchi. Non è cagnata niente, sempre nello stesso posto. Perché dite così? È perché è sempre sporca Torre del Greco. Torre del Greco è più pulita del Colano che Torre del Greco e Torre Annunziata, sono pulitissimi. Si intravede un poco il diserbamento per le varie strade, che è la cosa più importante, perché ecco, le erbe incolte sono brutte da vedere. E niente, comunque speriamo e soprattutto vorrei consigliare all'amministrazione di continuare nel diserbamento, perché purtroppo da quanto sono state fatte le erbe stanno ricrescendo. Vedo spesso nei vicoli un po' limitrofi della città rifiuti abbandonati come materassi, eccetera, eccetera, letti, di tutto. Nessuno controlla? No, ci vorrebbe più controllo, un controllo capillare sulla città. Poco fa ho incontrato una famiglia di turisti che venivano dalla Spagna per visitare proprio Torre del Greco, la città del corallo, però se noi la presentiamo in questo stato, la città, secondo me... Per chi viene da fuori c'è un percorso turistico? Assolutamente no. Noi abbiamo un porto che è terra di nessuno. Non c'è un ufficio informazione, non c'è niente, guarda. Non vedo nessun cambiamento, sinceramente. E secondo lei cosa si deve fare? Non si è fatto ancora? Si dovrebbe fare tanto. Per primo la pulizia delle strade, perché se noi vediamo le strade sono proprio sporchissime. E dunque già questo... dice tutto, perché che facciamo la festa dei quattro altari e poi vengono le persone, puliamo solo quei giorni, ma quando vengono da fuori e vedono questa spazzatura per le strade penso che non sia una cosa bella. Le strade fanno zero. Zero in che senso? Sporche, sono sporche. Pure specialmente dove abito io, al prolungamento, stanno sempre le macchine sotto, è sta sempre sporco là. Prima una volta. Dicevano che una volta alla settimana dovevano togliere le macchine perché dovevano pulire la strada, ma non se ne parla proprio, e ancora adesso è così. Più sicurezza a noi, un po' di più di gente che venga a vigile, cose che controllano, specialmente alle parti più isolate. Sta facendo tante belle cose, ad esempio? Ha rimodernato la villa comunale. La festa dei quattro altari che da tanti anni non si faceva, organizzato. E cosa chiedete? È più pulizia, più controllo per la città, questo è. L'immondizia sembra un po' di meno, la viabilità un po' di meno, qualche strada, mi pare pure qualche festa in più hanno fatto, quindi speriamo bene. Però si vede sempre a lungo, come si dice, il cavallo si vede a lungo, vediamo mano a mano che succede. Com'è cambiata Torre del Greco? Proprio niente. Una
visto nessun cambiamento? No. È un po' migliorata. Che cosa lei riscontra i miglioramenti? Miglioramenti nella villa comunale e altre cose che adesso non mi ricordo. E cosa c'è invece da fare? Pulire meglio le strade. Sicurezza e la viabilità qua non è che fosse al 100%, perché per esempio a Piazza Santa Croce lì ci dovrebbe essere un presidio sia di carabinieri sia di vigili urbani, che non c'è. La sanità è come in tutta Italia, hanno distrutto la sanità. La sanità è stata distrutta. Ognuno dice una cosa e poi fa un'altra cosa. Viene votata e fa un'altra cosa. E sue richieste da cittadino? Le mie richieste da cittadino di tornare magari il 30% come stavamo 30-40 anni fa. Ha fatto asfaltare un po' tutte le strade, soprattutto Viale Ungheria dove abito io, che era un cantiere aperto. Bellissima villa comunale. Si potrebbe fare tanto, perché Torre del Greco potrebbe essere sicuramente una città turistica. Ho visto qualche cosa, la villa comunale che hanno rifatto un poco, con che attenzione in più al problema della nettezza urbana. Qualche iniziativa, anche questa dei quattro altari, non è male. Che cosa lei ha riscontrato questi cambiamenti, questi miglioramenti? Come può vedere, da nonna, per i parchi giochi dei bambini, per l'interesse dei bambini che è fondamentale, per i rifiuti. Cosa invece c'è da fare adesso? C'è da fare ancora tanto, vedo che c'è una volontà del sindaco e dei suoi collaboratori affinché questo avvenga per la città di Torre del Greco, che è una bellissima cittadina, va solo valorizzata ancora di più.